Bambini, bentornati qua nella torretta della Casa dell'Infante. Succede un patatracco oggi, cioè tutti i rumori possibili. C'è Penelope che si è infilata di nuovo sotto il divanetto. Poi c'è Macchia che sta miagolando, la micetta di 20 anni. Sta miagolando perché se il sole si sposta le miagola perché dovrebbe essere lì. Insomma, un patatrac più finito. Ma mai quanto la settimana prossima perché ritorna il Creativity Camp e quindi praticamente non ci sarò solo io, ci saranno anche i bambini. E certo, faccio lavorare anche loro, quindi saranno dentro nella fiaba della fata smemorina. Ma per prima cosa voglio salutare chi è già stato qua, cioè poi sono andata di là. Nel senso che ci sono state qua delle scuole, quindi un grandissimo salutissimissimissimissimo ai bambini della scuola dell'infanzia di San Giovanni di Polaveno. Sì, abbiamo preso anche l'acqua, cioè mi sono bagnata tutta. È stato bellissimo, capito? Poi ancora l'infanzia Scerioli di Comonte, di Seriate, di Bergamo, anche loro sono stati qua in 2 giorni differenti perché erano tanti, circa 250 milioni di bambini erano. Allora li abbiamo divisi a metà, così a metà sono venuti un giorno, a metà l'altra metà sono venuti un altro giorno. Non proprio in questo modo, però comunque in questo modo. Allora, invece voglio anche fare tantissimissimissimi auguri a una bambina cui mi sono divertita tantissimo al suo compleanno perché abbiamo fatto le bolle, bolline, bollette. No, le bollette forse no, però abbiamo fatto bolle da tutte le parti per i suoi 88, 28, 18, 98, insomma, per i suoi tanti anni. Quindi un salutissimissimo a Maria Giulia. Auguri ancora! Ma ora siamo pronti? Hai fatto pipì e lavato i dentini? Tutti nel letto! Che bei pigiamini! Abbassa la luce e abbraccia chi vuoi. Ecco, la fiaba è pronta per voi. Questa storia si intitola Fata Smemorina e l'ombra attacca-stacca. Quella notte, Fata Smemorina si era girata e rigirata 1000.000 volte nel suo grande lettone. Non trovava la posizione giusta per sognare le sue amate gocciole. Piedoni sul cuscino, sotto il cuscino, di fianco al cuscino. Testa in fondo al piumone, sul bordo del letto, sotto al letto. Braccia e gambe stese, piegate, aggrovigliate, insomma, una nottataccia. Si risveglia con una gamba appoggiata alla parete, l'altra fuori dal materasso, la testa a ciondoloni e le braccia avvitate nelle coperte, impiegando un bel po' a rimettersi in piedi. Il sole entra timido dalla finestra d'est. Inizia una nuova giornata. La bacchetta magica le ronza attorno impaziente in attesa del suo latte e biscotti. La Smemo allunga un piedone, poi prova con l'altro, si inciampa e si ritrova a faccia in giù sul pavimento. Ehi, ma che succede qua? Cerca di muovere la gamba, ma niente, non ne vuole sapere di spostarsi neppure di 1 mm. La fata osserva meglio. La destra risponde subito, ma la sinistra resta ferma lì dov'è e non c'è ombra sotto di lei. L'ombra della Smemo se ne sta bel bella ancora nel lettone, fissata alla sua padrona solo con un piede. Non ci pensare proprio, eh? Adesso vieni con me, dice, tirandosi la sua ombra per il braccio e trascinandola con sé. Mi serve subito, le pronto fifotto, subitissimo! Esclama, prendendo a braccetto l'ombra e dirigendosi, ancora in pigiama, verso la tana del dottore. Batte forte sulla sua porta. Leprotto sta addentando il suo primo biscotto al cioccolato, sente bussare e con il dolcetto a mezz'aria si affretta ad aprire. Buongiorno, Smemo, cosa fai in giro a quest'ora? Per di più, pigiama? Fata Smemorina spinge a forza la sua ombra nella tana, ma questa oppone resistenza, puntando le braccia, una gamba spalancata, aggrappandosi allo stipite dell'uscio. Ciao, cosa vi fotto? Mi serve subito un dottore! Guarda che pasticcio! E indica la sua ombra
tutta pallottolata. Ho dovuto aggrovigliarla, che è più facile farla rotolare. È assai pesante questa qui, eh? Leprotto distende quell'ammasso scuro. Guarda da ogni lato la figura sottile, sottilissima come un foglio di carta. Cerca sul grande libro medico nella sezione disturbi rari delle fate, prende peso, misure e osserva la densità e infine esclama: se sembra si tratti di ombra, attacca, stacca, smemo, ci serve l'aiuto di Rebecca. Gli attacca-stacca, belli! Quelli che gli appiccichi sul vetro e poi gli spiccichi e poi gli appiccichi, poi gli spiccichi. Però questa qua non mi segue mica, eh. E portarsela in giro trainandola è davvero molto faticoso, brontola la fata, mentre riappallottola la sua ombra e la fa rotolare fino alla tana di Rebecca. L'investigavolpe li sta attendendo. Il gran vociare della fata e il polverone sollevato da quella strana palla gigante l'hanno incuriosita. Bonjour, le proto, smemo, quel bon vent, vento. Rebecca prende la sua lente fantasticosa e inizia ad osservare gli indizi, mentre la smemorina fatica a trovare una posizione comoda per lei e l'ingombrante coinquilina. Oui, pare proprio trattarsi di ombra attacca-stacca, ma il piede destro è ancora al suo posto e cerca sul manuale indizi di ombre a nascondino. Può esserci però anche un'altra ragione, Lepotto. Poi si rivolge alla fata e le chiede: smemo, quante gocciole prendi al mattino? Beh, come sempre, 15 gocciole, 15 gocciole, e come sempre. Vediamo, 15 gocciole al giorno per 437 anni fa 2.392.575 gocciole. Ma fino ad ora non era mai successo nulla. Riproviamo. Smemo, per caso stai mangiando altre gocciole durante il giorno? Fata smemorina si guarda i piedoni e sussurra: ecco, insomma, beh, nell'ultimo anno mi è venuta un po' più di famona, eh. Quindi, allora, 15 gocce alla colazione, 10 per spuntino, 8 dopo pranzo, 11 per merenda e 5 dopo cena. Allora, nell'ultimo anno vuol dire che ne mangiate ben 12.410 più del tuo solito. Allora, la tua ombra è diventata troppo pesante, parbleu! Leprotto annuisce. La smemo guarda l'ombra e arrossisce pure per l'imbarazzo. Bene, ma basta solo che torni al solito numero di gocciole e non ti capiterà ma mai più! Davvero! Ma adesso bisogna riattaccarla che ha penzoloni. Forse dovremmo chiedere a Gufo Gufaraldo. Rebecca, Leprotto e Fata Smemorina, tirando l'ombra per un braccio, arrivano dal gufo e gli spiegano ogni cosa. Gufaraldo si guarda attorno, spicca il volo e torna trascinando delle funi. Non sono funi, somigliano di più a delle liane. In realtà è la Clematis vitalba, comunemente detta legabosco. È una pianta rampicante con fusto legnoso
festante e raggiunge un'altezza anche di 20 metri. Si lega ai rami degli alberi vicini e continua ad estendersi. Officinalmente, presa in certe dosi, è persino tossica. Ed il gufo mostra loro il legaboschi. Fata Smemorina non capisce cosa c'entri il legabosco con la sua ombra. E mentre Gufaraldo, le becche e le trotto discutono il da farsi, Nera Serpe coglie subito l'occasione. Buongiorno, Smemo. Se vuoi, ti aiuto io. Stai tranquilla. E in men che non si dica, Nera Serpe aggroviglia le liane attorno alla fata, lasciandole l'ombra seduta a guardarla per terra. Sei proprio buffa! Nera Serpe, sempre a fare i dispetti tu, dovresti smetterla! Forza amici, liberiamola Smemo! E in men che non si dica, il legabosco si ritrova tutto tagliuzzato in terra e la fata può nuovamente muoversi. Amici, ho un'ideona! E corre trascinando per i capelli la sua ombra fino alla casa delle fate. Con meno agitazione la seguono anche gli altri. Aprono la finestra della torretta e la trovano immersa in un grande marasma. Allora, la colla stick non funziona. La Vinavil neppure. Col super attack mi sono incollata tutte quante le dita. Forse con la colla caldo! E punta la colla bollente al piede. Parbleu Smemo! Fermati subito! La colla caldo ti farà venire le vesciche! Altro che! Non la devi usare sulla pelle! Fata Smemorina resta con la pistola di colla caldo a mezz'aria. Ah no? E allora come l'attacco la mia ombra? Abbiamo chiesto aiuto a Fata Daria. Ecco una pozione di Vitalba. Gufaraldo non aveva portato il legabosco per legartela, ma per farne l'infuso attacca ombra, ma solo due sorsi. E porge la tazza alla fata. Fata Smemorina beve una pozione dal gusto indescrivibile e prova un balletto. Incredibile! L'ombra della Smemo è tornata al suo posto! Evviva! Bisogna festeggiare con 20 gocciole super festa! Ma no Smemo, per nulla! Vuoi che ti si stacchi di nuovo? Le fanno eco gli amici e le porgono un bel vasetto di yogurt. Ma si è fatto tardi, si chiudono gli occhietti, spegni la luce e fai sogni dolcetti. E ci rivediamo con tutti i bimbi del camp dalla settimana prossima. Buonanotte bambini, ciao, buonanotte. Iscriviti qua sotto, iscriviti, vado, ciao!